Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Oggi parleremo degli acufeni oggi. Si può fare qualcosa? E per farlo siamo in collegamento da Firenze con il dottor Massimo Degli Innocenti. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera. Dottore, per iniziare sarebbe opportuno appunto spiegare ai nostri telespettatori che cosa sono gli acufeni. Per definizione si intende per acufene qualunque suono che venga percepito dal soggetto in assenza di una stimolazione sonora esterna. Va detto che l'acufene è un sintomo e non è una malattia. Ok, quindi dottore, ci sono delle cause che ci provocano appunto questi acufeni? Naturalmente nella maggior parte dei casi, diciamo circa il 90% dei casi, le cause sono di tipo audiologico. Un qualunque tipo di danno che provochi alterazioni del sistema uditivo in tutte le sue componenti può provocare l'acufene. L'acufene normalmente è cocleare, cioè dell'orecchio interno, nasce nella chiocciola dove ci sono le cellule ciliate, che sono quelle cellule che trasformano l'energia meccanica del suono in impulso elettrico da trasmettere al cervello, ma può nascere effettivamente in ogni segmento del sistema uditivo fino alla corteccia temporale, dove c'è la centrale dell'udito, l'area uditiva, che trasforma questi impulsi elettrici in percezione sonora. Quindi, dottore, lei ci ha detto che quindi l'acufene in realtà è il sintomo. Questo sintomo, perché abbiamo questo sintomo, dottore? Abbiamo questo sintomo perché è successo un qualcosa nel sistema uditivo, un qualunque danno. Quelli più comuni sono la presbiacusia, ovviamente, e quindi l'invecchiamento dell'udito, una perdita progressiva di cellule vive, diciamo così, di cellule ciliate nella coclea, ma anche per esempio traumi acustici, tipo quelli acuti da concerto, da scoppi di petardi, di esplosioni varie, oppure quelli lavorativi, che sono ovviamente molto frequenti, l'esposizione prolungata per anni e anni a rumori molto intensi senza protezione. Dottore, è il luogo comune che l'acufene non si cura. È corretto questo? Non è esatto, per fortuna. È vero che è quello che spesso ci si sente dire da molti medici, purtroppo anche da molti specialisti. Non è così. Esistono tre tipi di acufeni fondamentalmente: sono quelli audiologici, sono quelli psichiatrici e quelli propriocettivi. Quasi sempre gli psichiatrici e i propriocettivi sono in effetti una sovrapposizione a una causa audiologica che ovviamente deve essere studiata. Esistono anche quelli psichiatrici puri o quelli propriocettivi puri, ma sono piuttosto rari. In genere bisogna sempre cercare nel sistema uditivo la causa iniziale. Tuttavia è indubbio che fenomeni di stress, di ansia e o depressione e nel 30% dei casi anche fenomeni di alterazioni propriocettive, che significa alterazioni della sensibilità profonda di muscoli, tendini, articolazioni, delle articolazioni temporomandibolari o dei primi segmenti del collo, possono far nascere o aumentare o variare comunque gli acufeni di cui soffre il paziente. Attualmente noi abbiamo a disposizione due terapie che la letteratura scientifica internazionale ha dimostrato avere una certa efficacia, un'efficacia sicuramente superiore al 50%. La prima è la terapia psicologica cognitivo-comportamentale, che è di pertinenza appunto degli psicologi, e poi c'è la tinnitus restraining therapy e tutte le terapie sonore che sono seguite a questa prima terapia, che è nata nel 90 all'incirca in America e che è quella che facciamo noi otorrinolaringoiatri, almeno quelli che si occupano di acufeni. È una terapia che si basa su una fonte sonora. Fondamentalmente c'è un bombardamento sonoro del sistema uditivo, fatti con suoni molto piccoli ovviamente, che servono a indurre habituation. Cos'è l'habituation? È quel fenomeno di tutte le cellule nervose, che è quella proprietà, diciamo, che dice che se noi continuiamo a esporre queste cellule, ovviamente che siano sensibili a quel particolare stimolo, allo stimolo, passando il tempo questo perde di forza finché queste cellule non lo sentono più. Le faccio un esempio: se noi entriamo in una stanza dove c'è un gran puzzo, diciamo accidenti, come facciamo a rimanere qui dentro con questo puzzo? Ma se siamo costretti a rimanerci 2-3 ore, il puzzo non lo sentiamo più.
Cos'è successo? Che il nostro sistema olfattivo, che rispetto a quello visivo, quello acustico, è molto, ma molto più rudimentale. Noi abbiamo solo 800 neuroni dedicati all'olfatto, che è un numero irrisorio quando il cane ne ha 80.000. Il nostro sistema olfattivo, dicevo, è andato tutto in habituation in 2 o 3 ore per quel puzzo lì. E, sfruttando questa situazione, Jastrebov, che è stato il neurofisiologo che ha inventato questa tinnitus train therapy, ha provato a dare un suono in continuazione 24 ore su 24 al soggetto che soffriva di acufeni, e questo suono doveva però non mascherare l'acufene, era un fallimento degli anni 80 questo, bensì mescolarsi all'acufene stesso. Questo acufene in questo modo veniva praticamente, rimaneva connaturato assieme al nuovo suono, si mescolavano insieme, e quindi questo nuovo suono portava con sé una habituation che portava l'habituation anche all'acufene, provocando quindi una diminuzione della sensibilità all'acufene. Tutti i dati internazionali ci dicono che almeno il 70% dei pazienti, in tempi purtroppo lunghi, si parla anche di 1 o 2 anni, hanno un miglioramento netto dell'acufene fino alla loro scomparsa. È un classico che i pazienti mi dicano: sì, è vero, se ci penso lo sento ancora, ma adesso non mi dà più noia. E questa terapia, che noi a Torino ormai facciamo da circa 30 anni, quindi ha molte prove, ha molto avuto anche certe evoluzioni, funziona effettivamente in 2/3 dei casi nel ridurre gli acufeni. Dottore, immagino che chi soffre di acufeni si senta particolarmente invalidato da questo, no? Deve essere una cosa molto fastidiosa. Purtroppo sì, si calcola che il 10% delle persone soffrano di acufeni e l'1% del totale della popolazione abbia degli acufeni fortemente invalidanti, che spesso comportano anche una reazione di tipo psicologico e quindi uno stress. È un gatto che si morde la coda: più uno è stressato, più sente gli acufeni, più ha gli acufeni, più è stressato, e quindi può indurre fenomeni di ansia e o depressione, che sono spesso appunto una comorbidità degli acufeni. Quindi è ovvio che bisogna cercare di fare qualcosa, soprattutto per quell'1% di persone. Assolutamente sì, dottore. Dottore degli Innocenti, quindi lei, essendo un esperto che si occupa da tantissimo tempo di acufeni, sarebbe bello che lei desse dei consigli ai nostri telespettatori che in questo momento stanno soffrendo appunto di acufeni. Il primo consiglio è quello di fare una accurata disamina del sistema uditivo, perché qualche volta, anche se molto raramente, dietro gli acufeni possono esserci malattie pericolose o comunque malattie anche solo invalidanti per l'orecchio che devono essere comunque affrontate. E quindi è bene affidarsi a un otorinolaringoiatra che abbia la possibilità di eseguire certi esami come l'audiometria multifrequenziale e le otoemissioni acustiche. Questa è la prima cosa, perché bisogna evitare di andare dai vari ciarlatani con agopuntura, che non è dimostrata, ma forse potrà essere dimostrata in futuro utile per gli acufeni, senza fare prima una ricerca sull'inizio della patologia e sull'esistenza eventuale di patologie importanti. Il secondo consiglio è quello di non stare mai in ambiente silenzioso. Nel silenzio l'acufene spicca di più e quindi il paziente lo sente di più, continua a pensarci di più, diventa il gatto che si morde la coda e quindi un peggioramento della situazione. Terzo e non ultimo, non pensare all'acufene. Sembra una cosa stupida, ma quanto più noi poniamo la mente sull'acufene, e più questo diventa importante per la nostra vita. I pazienti che mi dicono: io continuo a pensarci, vado su internet a cercare notizie, parlo nelle chat, eccetera, sono pazienti che devono essere sviati da questa situazione. Io dico sempre loro: mi raccomando, se avete un acufene e vi dà molta noia in quel momento, mettetevi a fare qualcosa di manuale o di intellettuale che vi svii l'attenzione, perché l'acufene nasce nell'orecchio, ma poi è un problema che prende tutto il cervello. Il sistema nervoso centrale è importante e la parte cognitiva ancora di più nel mondo degli acufeni. Dottor degli Innocenti, io la ringrazio per i consigli che lei ha dato a tutti noi e grazie per essere stato con noi oggi. Buonasera, grazie a voi. E grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.